È una parte, diciamo, che va fatta, va svolta in consiglio comunale, tant'è vero che noi come minoranza abbiamo fatto una sintesi su due persone che, insomma, crediamo, insomma, che per competenza possono dare un contributo, ma io fondamentalmente credo che poi alla fine, se non c'è un'amministrazione che lo faccia funzionare, questo organismo serve a poco e a niente. In passato, nei 5 anni precedenti, non ha funzionato assolutamente, e se deve essere solo un organismo a cui gli dai delle comunicazioni su cose fatte, ovviamente lascia un po' il tempo che trova. Questo dovrebbe essere, e noi speriamo di riuscire a farlo, un organismo laddove c'è la possibilità, ecco, di intervenire e di poter impedire scelte scellerate che sono state fatte in passato. Ovvero sia che la tassa di soggiorno, anziché essere investita, spesa e utilizzata per fini turistici, magari è stata utilizzata e distratta per altre cose, cosa che noi, insomma, tenteremo in questo quinquennio di impedire. Potrebbe essere, per esempio, un modo per pagare degli esperti. Modo per pagare degli esperti, allora qua c'è stata una scelta sicuramente inopportuna da parte del primo cittadino che ad interim ha tenuto una delega così importante, che oggi, se tutti ci riempiamo la bocca di turismo e diciamo che comunque i settori, quelli tradizionali, ovvero sia agricoltura, industria eccetera, sono un po' superati, invece il turismo è quello che a Ragusa dovrebbe dare un valore aggiunto all'economia, io credo che il sindaco, da persona, lui stesso l'ha detto, assolutamente incompetente in materia, ha la necessità o di dare la delega a qualcuno all'interno, se ce l'ha, della giunta, che possa avere capacità e caratteristiche e competenze per poter svolgere questo ruolo, oppure dovrebbe trovare una persona in grado e nelle condizioni seriamente di rilanciare l'immagine di una città che in questi ultimi 5 anni purtroppo si è spenta sotto l'aspetto turistico. E questa sicuramente la colpa non ce l'abbiamo noi, ma ce l'ha chi ha amministrato la città e chi non è riuscito a portare avanti il buon nome di Ragusa, che ovviamente sopravviveva sul trascinamento montalbano e che oggi questo viene un po' a mancare. E quindi ci dobbiamo inventare qualcosa, perché una città patrimonio dell'umanità per diversi monumenti, dove i turisti vengono, ma dove noi abbiamo un potenziale enorme, e sì e no, se lo utilizziamo al 10%, noi dobbiamo mettercela tutta, e il sindaco deve capire che se lui non è in condizione di svolgere questo ruolo, qualcosa la dovrebbe fare.